Le mie ginocchia non sono stanche. Il confessore non arriva ancora. La porta della sacrestia è aperta. Entro e una croce d'argento si accende su un muro sporco. Sin dalla giovinezza le mie ginocchia non sono stanche di piegarsi nei confessionali. Il prete, nuovo per la chiesa del convento, arriva e stranamente mi dice: «Non ti sai confessare da solo?» Io rimango sorpreso. Nessun prete mi aveva mai parlato così. «Come da solo?» chiedo. «Da quanto tempo ti confessi?» dice il confessore. «Da tanto tempo. E non hai ancora capito che i peccati, le tue limitazioni, li devi confessare a te stesso?» «Come a me stesso? L'assoluzione me la deve dare lei. L'assoluzione te la devi dare tu. Che significa che un altro ti dà l'assoluzione per i tuoi peccati? Sei tu che ti devi assolvere superando le tue limitazioni. E come? Confessandole a te stesso.» Il giorno dopo torno in chiesa e guardo i teschi dei frati trapassati nel convento. Sono esposti in un palchetto della sacrestia. Non mi fanno più paura. Forse, se acquisto comprensione, c'è uno scambio tra me che non capivo certe cose e le cose che prima non capivo.